Domande da 123 a 137. Domanda 123. C'è stato un massacro degli innocenti pochi giorni dopo la tua nascita? Per Ra, 6 giorni dopo la sua nascita, nel 25 gennaio del 38, Hitler decise in cuor suo di fare guerra, come egli stesso avrebbe affermato in seguito. Una guerra che poi fu chiamata la Seconda Guerra Mondiale, la più grande possibile strage degli innocenti della storia. Domanda 124. Se c'è, ha avuto le stesse motivazioni di re Erode? E nel caso di Ra, Hitler ebbe proprio le motivazioni di Erode. Infatti voleva essere lui il solo messia, il solo padrone del mondo, e non accettava altri. Domanda 125. Beh, se tu sei due persone, ci sono due massacri degli innocenti in relazione alla tua nascita? Per Ra ci furono veramente due massacri. Infatti, dopo il primo, il secondo accadde il 10 giugno 1940, 6 giorni esatti dopo che il 4 giugno Maria Santissima lo aveva resuscitato al posto di un romano morto, risuscitando in egli Gesù. E il 10 giugno l'Italia entrò in guerra partecipando a questo massacro spaventoso. Domanda 126. Se questo secondo massacro c'è stato, ha avuto le stesse motivazioni di Erode? E nel caso di Ra hanno avuto le stesse motivazioni, perché Mussolini e re d'Italia avevano un grande timore che Hitler potesse arrivare a essere il messia del mondo se l'Italia non entrava in guerra, in una guerra apparentemente già vinta, e non prendeva parte al controllo del Hitler messia sedendo sul tavolo dei vincitori. Domanda 127. Importantissima. Hai mai detto chiaramente alla Chiesa, io sono Gesù ritornato? Romano lo ha fatto. Il 20 ottobre 2002 ha detto ufficialmente ad uno sbalordito prevosto di Saronno, e dopo lo ha detto a tutti, il ritorno di Gesù che voi aspettate è in me. Io sono un Dio Padre crocifisso nel mio limite. La croce spirituale del peccato al Padre e quella reale al Figlio innocente. Domanda 128. La stampa ha mai messo un titolo riferito a te di una tua dichiarazione? Io sono il Messia. Per Ra questo è accaduto senza che assolutamente lo volesse. La stampa di Saronno entrò nel privato di una lettera spedita al sindaco di Cogliate, provincia di Milano. E così una vicenda privata fu sbattuta in prima pagina sulla stampa, con 5 colonne che titolavano il pubblico annuncio come se Ra in persona stesse dicendo a tutti: io sono il Messia. Domanda 129. La stampa ti ha mai chiamato il profeta? Per Ra questo attributo fu usato per libera scelta dalla stampa di Saronno per indicarlo. Ra era detto in particolare il profeta di Cassina Ferrara. Domanda numero 130. Il quartiere in cui vivi sembri proprio tu? Per Ra è così. Per
si chiama Casina Ferrara e Casina Ferrara potrebbe avere questo significato segreto. Ca, ossia qui, SS Santissimo in Jesus Nazarenus a Amodeo. E poi Ferrara preciserebbe Fe come il suo inizio natale a Felitto, R come romano e la precisazione del Ra in modo trinitario come romano che è Ra e Ra, ossia la coppia di due persone. Domanda 131. La via in cui abiti ha una possibile trascendenza? La via in cui il romano abita si chiama larga. È già trascendente perché può essere la via che porta in cielo, quella ampia. Ma larga può essere inteso anche come L, Dio, AR, ossia Amodeo Romano, Ga. Ga, qui in milanese, significa A. Dio a Amodeo Romano, oppure Amodeo Romano a Dio. Domanda 132. Il civico numero in cui vivi ha qualche possibile trascendenza? Romano abita al civico 12 e chiaramente questo numero trascende la sua persona perché l'uno è la sintesi di tutti i suoi cinque nomi e il 2 è la sintesi del suo cognome. Di conseguenza anche i 12 apostoli sono un segno trascendente per questo numero civico. Domanda 133. Se tu sei un vero profeta, hai mai fatto profezie divine? Ralo è. Se le profezie veramente divine sono quelle che trascendono la realtà fino a non apparire. In questo modo Ra ha fatto vere profezie riguardo la sua morte. Qualche volta il risultato è stato visibile anche in parte, come è accaduto nel 2007, quando egli predisse una morte per 33 giorni e una finale resurrezione in quel 777 in cui suo padre era nato il secolo precedente, a dimostrazione che egli e il padre erano la stessa cosa. Ebbene, accadde. Romano fu costretto ad assumere contro sua volontà una medicina chiamata Ardol che aveva una azione lenta perché era a lento rilascio. Essa causò il Parkinson, la reale morte di una parte del cervello nelle cellule e nelle sinapsi, nelle relazioni. In 33 giorni di lento rilascio di questa malattia divenne un morto vivente, una specie di zombie. Nella notte del predetto 777 Ra dovette essere ricoverato di urgenza in un ospedale. In parte fu veramente resuscitato da altre medicine, recuperando una grande parte della sua salute. Ma non tutta. In tal modo, nessuno fu d'accordo sul fatto che la sua profezia si fosse avverata, perché era accaduta solo in parte. Solo nel maggio del giorno 23 del 2003 ogni cosa accadde esattamente come l'aveva predetta e esattamente nell'ora 21 fu portato di forza all'ospedale. Ci sono poi in atto profezie oggi di Ra secondo le quali
egli sta per vincere il 6 al Superenalotto e che la sua morte è prevista per il 22 dicembre 2012. Domanda numero 134. Nell'imitazione reale di Gesù, sei tu esploso nella vita avendo 30 anni? Ra, dopo i primi 30 anni di preparazione, ebbe nel 1968 finalmente la sua laurea in architettura, uscì da casa sua e si sposò. Ebbe ogni possibile successo, ma perse la testa perché giunse a dire che Gesù pretendeva troppo, pretendeva l'impossibile, visto che lui riusciva a fare solo il 60% di quanto Gesù gli chiedeva. Pertanto Gesù era purtroppo una bella utopia. In tal modo Ra divenne un anticristo, dal momento che il vero anticristo è proprio chi ha tutti i doni del Cristo, ma nello stesso tempo nega l'esistenza di Cristo. Domanda 135. Sei morto anche tu a 33 anni? Ra, l'anno 73, ossia esattamente 33 anni dopo il miracolo della sua resurrezione avvenuta il 6 giugno 1940, in cui Maria lo aveva rimesso al mondo come suo figlio, uccise in se stesso il Ra anticristo. Accadde come accadde nella conversione di San Paolo. Un grande nemico in tal modo divenne il massimo amico. Domanda 136. Per caso sei anche risorto come Gesù, che risorse a 33 anni? Bene, questa domanda che sembra senza possibile risposta rivela qualcosa che è accaduto veramente in Ra. A 33 anni, da quel giugno 6 1940, in quel giorno, attraverso un miracolo annunciato nottetempo a una bambina della Madonna e accaduto subito il giorno dopo, Gesù era entrato in lui prendendo il suo posto. Ebbene, 33 anni dopo, l'anticristo che era apparso in Ra morì in se stesso, dal momento che, avendo egli riconosciuto che Ra era l'utopia, il burattino era l'utopia, allora lo uccise in modo che Gesù potesse prendere il suo posto. Così Ra arrivò a desiderare ciò che già era accaduto in lui 33 anni prima, di dare il suo corpo al Cristo. Domanda 137. Hai anche tu avuto il suo orto degli ulivi? Mentre Gesù costruì questo orto degli ulivi al suo ideale padre, narrando di cose divine in questo orto, Romano invece costruì veramente una casa per suo padre a Ortonovo, tra gli ulivi, laddove Ortonovo significa chiaramente l'orto nuovo, il nuovo orto tra gli ulivi, cioè degli ulivi. In tal modo Romano sembra partecipe anche dell'iniziativa di Gesù. Domanda